Oggi zaini in spalla, ma location diversa. Ciao se, ciao sì, benvenuti a Berlino. Ecco, cominciamo subito con i discorsi. Che pure non bisogna ciappare per andare in centro. Boh! Adesso vediamo una ociata, va. Non si sa, non si capisce niente. Anche del pullman che parte e che non parte. Però boh, vedremo. Secondo me è già X7. Boh, vedremo. Era teoricamente il primo pullman da prendere l'X71. Se l'autista si sveglia. Ora, oggi si sveglia. Se quel caso, va via. Ciao X71. Ma fa davvero? Wow. Se abbiamo fatto tutto giusto con l'X1, siamo scesi alla fermata Urubou. Adesso teoricamente andiamo a prendere la metro qua sotto. Ma chi vivrà vedrà. Ausgang, uscita. Tanto che imparare una parola in tedesco. Ausgang. Qua siamo, boh, dovrebbe essere un pseudo centro, ma no, non è. Ah, non è pseudo centro, va bene. Là che c'è un aereo, guarda là, guarda là, che figo. Vediamo se guarda là un aereo. Va bene, 10 minuti di pullman più un altri 15 di metro, siamo arrivati alla stazione di Mockernbrücke, che è più o meno comoda a quello che dovevamo cominciare a vedere. Sì, sì, sì. Qua c'è un fiumiciatolo. Vabbè. Sappiatelo subito che non sono preparato per questo viaggio, quindi farò un po' di video ad cazzum. Come sempre a caso, siamo arrivati davanti a quello che resta della più vecchia stazione dei treni di Berlino, probabilmente distrutta chissà quando, durante la seconda guerra mondiale. Qua ci sono i resti, e beh, che sbarro davanti. Eccola qua. E dopo le prime 200-300 madonne, cercando di orientarsi un po' fra cartine, Google Maps e via via, siamo già arrivati a Checkpoint, Charlie Checkpoint, dove mi ha raccontato prima la mia amata guida turistica. Qui era il posto dove si fronteggiavano le due fazioni. Dove non si poteva passare, sì, dove salvo i politici. Sì, dove non poteva passare nessuno, a parte chi cagava i schei e chi pensava di comandare il mondo in quel momento là. E qui c'è stato poi lo scontro più grosso della guerra fredda. E qua c'è stato lo scontro più grosso durante la guerra fredda. Qui. È il terzo punto di controllo istituito dagli alleati. Fu terzo chiamato punto Charlie di controllo. Con riferimento alla lettera dell'alfabeto fonetico NATO. Alfa Bravo Charlie. L'unico momento in cui i carri armati americani e sovietici si fronteggiarono durante la guerra fredda venne qui. Praticamente dove i russi e gli americani si è abbattuto Yossi. Va bene, tutti quanti i musei, i museini, in fianco come esce Venezia, ogni tanto ciao, giustamente li vende tutte quante sorobette. Va bene, visto anche questo. Guarda che business col muro. I vende tocchi, tocchetti del muro a 10, 20, 30, 50 euro. In tutti i modi. Beh. Business is business. Bello.
Dopo comodi 40 minuti dal checkpoint Charlie, attraversando delle zone non tanto belle di Berlino, perché fioi Berlino si proprio onta come città, e abbiamo trovato il muro. Andiamo a vedere il muro, il muro, il muro, il muro, il muro, il muro. Ecco il muro. Un muro pitturio. C'è il parchetto, lì in fondo c'è il fiume, qua ci sono le targhe in memoria di, che la consuela adesso leggerà e poi mi riassumerà, e niente, basta. Anche se il palazzo del Mercedes. Attenzione pickpocket, attenzione borseggiatori e venditori di droga. We'll be right back.
to ale a a.
E cosa abbiamo qui? Un bel doppio monopattino! Ultima mangiata, Offenbrau, Berlin. Da Alexanderplatz, senza fare treno più pullman come l'andata, prendiamo la metro treno S9 che ci porta direttamente in aeroporto.